8-1 alla Petriana, 6-0 al Casalotti, due squadre che sicuramente sanno far gol, ma la sensazione è che oggi sarà un'altra storia. Buon pomeriggio da Monte Spaccato, da Gabriele Giustiniani e Luca Loiacono. Andiamo a vedere allora quelle che sono le formazioni. Partiamo dai padroni di casa del Monte Spaccato, questi gli unici scelti da Giovanni Del Bove: Sorcini in porta, Mereo, Pozzolo, Leopardi, Ocori, Catesi, Eloi, Palana, Muto, Scarponi e Anello. Andiamo a vedere la formazione anche del Fregene: 4-2-3-1 per Marco Picchi, Badalà in porta, Ianni, Lattanzi, Santa Croce, Fois, Vigna, 27, Fabris, Falcetta, Cannillo e Bizzarri. Tra buona verticalizzazione a cercare lo scatto di Scarponi, possibilità, Scarponi su sinistro, mette al centro, non ci arriva Anello. Intanto dall'altra parte con Cannillo, possibilità con il sinistro, allarga per Bizzarri, pensa alla conclusione, la prova, deviazione, non è finita, ancora il numero 11, prova a rimettere al centro, non tocca nessuno, poi la girata, la parata di Sorcini in due tempi, in qualche modo, poi perde il pallone, attenzione, possibilità per Palana, anticipato, non è finita, altra conclusione da fuori, grandissimo gol da 30 metri, il vantaggio del Monte Spaccato con Catese, 1-0 al minuto numero 14. Anello, verticalizza per Loi, buca l'intervento Santa Croce, allora possibilità per Loi, al centro c'è già Scarponi, lo vede Loi, cross verso Scarponi, pallone alto, altra occasione per il Monte Spaccato che in contropiede riparte alla grande. Pallone recuperato dal Fregene, però rischia il Fregene sulla pressione di Scarponi, 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 vada là, che grande uscita di vada là, salva tutto il portiere del Fregene. Su un errore clamoroso però della difesa del Fregene, vada là, ci ha messo una pezza. Traiettoria verso il centro, colpo di testa di Ocori, non è finita. Fois bravo a coordinarsi per la conclusione, arriva Lattanzi da fuori, sul fondo. 35esimo, intanto si gioca ancora, attenzione, possibilità per Anello, 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 sul fondo. Altra clamorosa occasione per il Monte Spaccato sul destro di Anello, ma ancora una volta messa malissimo la difesa del Fregene. Che abbiamo qui intanto Cannillo, prova a passare, Cannillo, Cannillo! Primo minuto del secondo tempo, il pareggio del Fregene immediato col numero 10, 1-1. Falcetta che prova a coordinarsi. Conclusione che termina fuori di poco. Fregene che sembra aver messo la testa fuori dal guscio. Tura sulla sinistra, cross verso il centro. Posizione regolare per Scarponi. 2-1 Monte Spaccato. Il gol di Scarponi al minuto numero 5. Monte Spaccato che mette la freccia e passa in vantaggio. 2-1. Riparte il Monte Spaccato. Lancia in verticale a cercare lo scatto di Anello. Parte Anello, pallone sul destro, Anello con la punta, 3-1, Anello, 3-1, cala il tris, la formazione di Giovanni Del Bove e forse chiude la partita. Falcetta prova a difenderlo, Falcetta ancora prova la conclusione, pallone ribattuto da Cannone che lo ha rimesso dall'altra parte, non è finita però, ancora pallone verso il centro, calcio di rigore per il Fregene. Parte Cannone con il sinistro, 2-3. Intanto c'è Cannone sul punto di battuta, pallone verso il centro, Pirolli lo allontana in qualche modo, non è finita, e poi sul fondo la conclusione da parte di Santa Croce che ha avuto duello con Puzzolo. C'è l'ultima opportunità forse per il Fregene, lo fa battere il calcio d'angolo direttore di gara, no, non lo fa battere, finisce qui la partita, vince il Monte Spaccato 3-1, la formazione di Giovanni Del Bove sale a quota 30 punti in classifica, può far festa tutto Monte Spaccato.